è venuta a prendere un caffè da noi una delle più grandi ballerine di sempre. Signore e signori, un grande applauso a Eleonora Bagnato. Eccola, buongiorno. Bellissima Eleonora. Come stai? Bravo, grazie. Accomodati. Allora, un piacere averti qui. Sei arrivata in TV qualche tempo fa. Vediamo subito. Varietà 1991. Ci sarà un altro grande applauso per questa étoile che è Eleonora Abbagnato. 12 anni. Nata dove? A Palermo. Che classe frequenti? Seconda media. Vi racconto la storia di questa ragazza. Tu hai incominciato a ballare quando? A 4 anni. Come ti è venuta questa passione per la danza? Perché ho avuto l'opportunità di assistere a delle lezioni di danza e mi piaceva tanto e poi ho iniziato. Eri già una grande promessa della danza. Mamma mia. Quanto ti sei emozionata con Pippo? Tanto, perché ancora oggi, quando ci incontriamo, lui si ricorda di questo momento insieme. Poi hai sentito l'accento, ti sembra un po' familiare, no? Mi sembra familiare, perché io e Eleonora siamo tutte e due di Palermo, e quindi sì, quello è un accento... Viva la Sicilia! Viva la Sicilia, che mi ricorda tante belle cose. A 4 anni ti allenavi alla SBAR in una scuola di danza. Sì, una scuola di Palermo, di Marisa Benassai, che... comunque è rimasta nel mio cuore e ancora adesso mi segue con tutta la scuola di danza del Teatro dell'Opera, mi porta anche delle sue allieve, lei è una delle più brave maestre perché mi ha seguita fino alla fine, mi ha lasciata andare. Io dico tutto è iniziato per il lavoro di tua mamma, è così? Sì, perché mamma aveva questo negozio di abbigliamento proprio vicino a Marisa, quindi sono diventate molto amiche. E ancora oggi ovviamente fa parte della nostra famiglia ed è stata anche una fortuna incontrare una maestra così, perché la bravura di Marisa è stata proprio quella di lanciarmi e mandarmi in Francia. Esatto, perché a soli 14 anni Eleonora è entrata alla scuola di danza dell'Opera di Parigi, unica italiana. Chi ti ha consigliato di andare all'estero? Prima è stata Carla Fracci. Carla Fracci mi disse che l'opera era quasi inarrivabile, però dovevo provarci perché avevo appunto già vinto alcuni concorsi italiani importanti, degli stage con grandi maestri, e quindi Carla mi disse: prova l'Opera di Parigi perché non c'è di meglio come teatro e come istituzione, e poi tornerai forse un giorno in Italia. Eh sì. Ed fu così. Eri poco più che una bambina, quanto ti mancava la tua famiglia i primi tempi? Tantissimo, perché soffrivo in silenzio. Dico sempre anche a mia figlia, che è un'appassionata di danza, i sacrifici sono enormi, ma poi un giorno ti ripagano anche con tanti amici, tante persone lontane come la mia famiglia, che sono ancora a Palermo, tra l'altro. Però sono tutti fieri di me e il percorso che ho fatto, anche grazie a loro e al sostegno che ho avuto soprattutto da mia mamma. Tutti siamo fieri di te. Qual è la cosa che ti mancava di più di Palermo quando eri in Francia? Ma la famiglia, tu lo sai cosa significa, no? I fratelli, l'affetto dei cugini, la nonna che ti cucina. Mi diceva sempre che ero sciupata, come si dice da noi, perché ero più che magra, tornavo sempre più magra, e quindi mi preparava qualsiasi cosa. Ogni viaggio mi riportavo da Palermo qualsiasi bottiglia o di pomodoro o di melanzane o di cucina siciliana, me la riportavo a Parigi. Che buona però. E quindi... Sì. Ha ballato con grandissimi ballerini Eleonora. Vediamo, concerto di Capodanno 2006. Ti abbiamo vista danzare con Roberto Bolle. Hai anche amici nel mondo della danza o sono solo colleghi? Certo. Il bello del nostro mondo è che comunque nascono grandi amori sul palcoscenico e al di fuori, grandi amicizie.
E comunque ancora oggi ho dei partner di eccezione, anche come Roberto, che porto nel cuore e sempre seguo con grande affetto. Assolutamente. Ed è così, anche adesso da direttrice del corpo di ballo ho i miei figli, perché sono come dei figli per me. Ormai la mia vita è dentro un teatro ancora oggi. Ed è vero che è una grande famiglia, quindi sì. Questo è il bello del nostro lavoro. In TV Eleonora ha anche improvvisato uno sketch comico, questo era il Festival di Sanremo del 2006. Buonasera, Eleonora ha bagnato. Un'eccellenza italiana della danza, stella luminosa dell'Opéra di Parigi. Una prima ballerina. Una prima première danseuse. Mattizza lei quando dice. Quando dice quella cosa premier. Première danseuse. Ma io per dire bene quello che ha detto lei, vabbè, avrei bisogno di un emiparesi. Stringi la boccuccia. Così? Un po' nasale. Molto simpatico. Senti, hai pensato mai a un piano B lontano dalla danza, Eleonora? No, sono già diciamo un'artista completa, perché appunto da Paolo Bonolis a Pippo Baudo a grandi esperienze con grandi artisti della musica come Vasco, sono incontri veramente meravigliosi che alla fine dico sempre che ci somigliamo, perché grande passione per la musica. E veramente nasce un amore tra di noi, e il ricordo più bello appunto di Sanremo, e dicevo sempre dietro le quinte, è come danzare il Lago dei Cigni, perché il cuore mi batteva forse ancora di più di quando devi entrare in palcoscenico, che siamo quasi più abituati. Però sono e a Sanremo ci sei tornata da ballerina nel 2019, vediamo. Aspetto che torni stasera, aspetto che torni, e aspetto che torni, aspetto che torni. Aspetto che torni. Che brava Eleonora. Grazie. Hai trasmesso questa tua passione per la danza ai figli? Sì, diciamo che Giulia adesso ha compiuto 11 anni a gennaio e studia nella scuola del Teatro dell'Opera da 2 anni e mezzo. Dai. Quindi ha iniziato, poverina, durante la pandemia, a casa ovviamente con la sua maestra della nostra scuola, e adesso è rimasta proprio dentro al teatro. Lei... Beh, me la sono portata ovunque, quindi sai, quando vedi la mamma danzare, e comunque non l'ho mai lasciata a casa, me la portavo dietro le quinte, e lei è nata così, è nata con la danza, con la musica. La danza nel sangue. E quindi ci proviamo, però io spero di no, te lo dico. Senti, tu, no, no, invece speriamo di sì, visto la mamma quanto è brava. Tuo marito è Federico Balzaretti, che salutiamo, ex calciatore della Roma. So per... E del Palermo. E del Palermo, sì. Appunto. So che per chiedere la tua mano ha rischiato di mandare a fuoco Parigi, è così? Sì, diciamo che casa mia storica di Montmartre quasi prendeva fuoco, perché è un romanticone. Quindi aveva messo delle candele intorno al letto, guarda che... E quindi mi ero un po' preoccupata, perché ero appena tornata dalle prove dall'Opera di Parigi e mi chiese appunto di sposarci e... Ovviamente ci siamo sposati a Palermo, alla cappella. Vorrei vedere. Sei la direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma dal 2015 e oggi non sei venuta sola. Invito a raggiungerci Michele Satriano, primo ballerino dell'Opera. Eccolo qui. Eccolo Michele, buongiorno, benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Prego Michele, so che non è facile rispondere. Cosa ci puoi dire di Eleonora, direttrice del corpo di ballo? No.
No, credo che una dote più grande di Eleonora sia la generosità. Ecco. È una persona molto generosa. È molto generosa e molto brava. Senti, sveliamo perché c'è con noi Michele e Eleonora, perché state preparando un grande, grande spettacolo. Sì, per la prima volta porteremo a Caracalla, che apriremo questo festival appunto domani, con Zucchero, un grande artista italiano della musica, e soprattutto porteremo due titoli di balletto. È la prima volta che succede, ma Michele sarà appunto il principe della versione di Rudolf Nureyev della Cenerentola, con Rebecca Bianchi, Etoile del Teatro dell'Opera, due artisti con cui insomma mi sono affezionata dal primo momento che sono arrivata al teatro. Sono un po', come dicevo prima, i miei figli, ma soprattutto il loro talento l'ho visto dal primo momento che sono entrata all'Opera, e li ho portati e supportati fino adesso. E credo che Michele ha un talento veramente speciale, soprattutto per questa coreografia di Nureyev. È molto difficile, ma è la storia ambientata a Hollywood, che abbiamo danzato per tanti anni all'Opera di Parigi e quindi conosciamo benissimo, e sto lavorando insieme a loro in sala, e questo mi dà ancora più carica. Forza. Michele, in bocca al lupo, la migliore maestra che potessi avere ce l'hai, quindi andrà benissimo. Grazie davvero. È stata con noi la mia amica e palermitana come me, Eleonora Bagnato. Grazie. Amici telespettatori, noi ci fermiamo per un minuto, torniamo tra poco con una storia imperdibile, restate con noi. Grazie.